inizio degli anni 50. Sotto gli sguardi incuriositi dei contadini della Valle Padana succede qualcosa di nuovo. Arrivano le grandi sonde AGIP. È un fatto destinato ad influire in maniera rilevante sulla trasformazione industriale dell'Italia. L'AGIP era stata costituita nel 1926 come strumento operativo per il rifornimento energetico del paese. Nei primi anni concentrò la sua attività soprattutto nell'acquisto di greggio dall'estero, nella sua lavorazione e nella distribuzione dei prodotti raffinati. Tuttavia l'AGIP, fin dagli inizi, e seppure con mezzi limitati, non trascurò di svolgere attività di esplorazione e produzione sia in Italia sia all'estero. Ma è solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, sotto la spinta delle esigenze del paese avviato alla ricostruzione, che l'AGIP, innestandosi su un filone che in Italia risaliva al 1860, rilancia la ricerca sistematica di idrocarburi nel sottosuolo italiano. È un uomo che vuole questo contro le perplessità dei politici e gli interessi delle compagnie petrolifere straniere che intendevano liquidare l'AGIP. Quest'uomo è Enrico Mattei. Bentrovati, di nuovo un saluto a tutti e un saluto prima di tutto ai nostri ospiti, la professoressa Cecilia Dau-Novelli dell'Università di Cagliari, dove insegna storia contemporanea, il professor Valerio Castronovo, che ha insegnato storia contemporanea all'Università di Torino e dirige la rivista Prometeo. Un saluto ai nostri ragazzi e un saluto a te, Gabriella. Ben trovato Francesco, ben trovati tutti. Quando l'Italia era al lavoro, la storia che abbiamo appena visto è la storia di un'Italia che si mette al lavoro, che fa delle scommesse. Professor Castronovo, qual era il clima sociale nell'Italia negli anni 50, nei primissimi anni 50? Beh, negli anni 50 eravamo appena usciti dalla faticosa opera di ricostruzione post-bellica. Devo ricordare, perché sono stato un testimone diretto, sia pur da ragazzo, come allora, all'indomani della liberazione, ancora con un paese, come abbiamo visto, mezzo alle macerie, semidistrutto, soprattutto al sud ma anche al nord, i bombardamenti alleati erano stati intensi. L'ordine nelle grandi città, a Torino dove vivevo, ma anche a Milano, era stato: ricostruiamo prima le fabbriche che le case. C'era stato un grande sforzo corale, un grande sforzo collettivo, insomma tutti gli italiani, qualsiasi loro fosse il loro credo, il loro colore politico, c'erano rimboccati le maniche, e mai come allora ci fu anche un periodo di tregua nelle relazioni industriali, una tregua fra l'organizzazione sindacale, allora era unitaria ancora, e la Confindustria e le imprese. Negli anni 50 si cominciava, come dire, a sentire non ancora un'aura di benessere, ma in pratica erano finite le sofferenze, le restrizioni, non ci si era dimenticati certamente dei lutti, no? Delle tragedie, della guerra, però si respirava, c'era un altro clima di fiducia nel futuro, clima di fiducia nelle istituzioni, e lì il merito era stato di due uomini, soprattutto Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio, allora capo di vari governi, di vari successivi governi, e Luigi Einaudi, Presidente della Repubblica. Un'Italia quindi al lavoro. Sì, professoressa Dau-Novelli, quali erano i sentimenti e le aspettative della gente? Beh, passiamo dagli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, come diceva il professor Castronovo, quelli nei quali prevale il sacrificio. Benissimo interpretato dalla Malfa, che nella sua nota aggiuntiva parlò di un sacrificio spinto oltre ogni ragionevole immaginazione. E poi passiamo invece nei secondi anni 50 a una richiesta di aspettative, la richiesta di case, la richiesta di sicurezza, di pace, di istruzione, di lavoro, che viene molto ben interpretata da Fanfani nel suo discorso di insediamento nel 1958, non ricordo a quale numero di governo, ma dice: gli italiani hanno chiesto speranza, hanno chiesto pace, hanno chiesto sicurezza. E la Democrazia Cristiana effettivamente cerca di interpretare queste aspettative.
Bene, allora io credo che su questo quadro, il quadro delle aspettative, ma anche il quadro di una certa stabilità e delle scelte di fondo che sono state operate sia dalla parte politica, cioè sia dal governo, sia dalla parte dell'impresa, sia dalla parte imprenditoriale, lasciamo la parola a Gabriella. Professor Castronovo, una fotografia, ancora una fotografia, anche soprattutto a beneficio del nostro pubblico più giovane, dell'Italia di quegli anni sotto il profilo economico, quello che ha, che non ha, le risorse con cui riparte. Ma è presto detto. Quindi l'Italia intanto aveva fatto una scelta fondamentale nel 1949 con l'adesione al Patto Atlantico. Quindi subito dopo le elezioni del 48, che avevano portato al successo della DC, imparentata con i partiti di centro, liberali, socialdemocratici e repubblicani, abbiamo un governo di centro, molto stabile, con una sicura identità, con una scelta, diciamo, chiara, netta in politica internazionale, anche se l'adesione alla NATO, al Patto Atlantico, era stata, come dire, speculare al filo sovietismo del Partito Comunista, anche con un'altra scelta importante, cioè l'adesione nel 1951 alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che sarà il prologo poi della Costituzione nel 1957, con il trattato firmato nel marzo del 1957 a Roma, della Comunità Economica Europea. Quindi una scelta, diciamo, nel blocco occidentale, certo, e una scelta già europeista. E lì va ricordato l'opera di uomini come Carlo Sforza, come Merzagora, come lo stesso L'Amalfa, De Gasperi, europeista, diciamo, per antonomasia, visto che veniva da una regione al confine, un Trentino, e anche in blocco la Democrazia Cristiana. Quindi una scelta, fra l'altro, diciamo, piena, totale, in favore della causa europeista. Einaudi era un europeista ante litteram, perché aveva auspicato, a figurarsi, all'indomani della prima guerra mondiale, la costituzione di un'Europa federale, quale oggi ci auspichiamo tutti, non è ancora realizzata. Credo che sia veramente di attualità questo, sì, quadro, proprio perché la buona economia ha bisogno di una, certo, buona politica e ha bisogno di buone istituzioni. E questa dimensione europea, che come giustamente ha ricordato il professor Castronovo, è un disegno che attraversa e accompagna tutto il XX secolo, questa dimensione europea proprio diventa un punto di riferimento anche per le scelte economiche, certo, perché il carbone e l'acciaio sono uno degli elementi fondamentali per fare ripartire, ripartire l'economia. Forse di più, se mi consente. Quella scelta è importante per il carbone e per l'acciaio, perché Germania e Francia, soprattutto col bacino della Ruhr, erano i paesi che avevano queste materie prime, noi non le avevamo e quindi potevamo avvantaggiarci, no, di questo trattato in comune. Ma c'è anche una riduzione dei dazi doganali. Per noi è molto importante perché noi abbiamo un'impresa, un'industria eminentemente esportatrice, e soprattutto per la meccanica, che sarà, come si diceva allora, il grande granaio dell'economia italiana. Ancora oggi la meccanica, dovete pensare non soltanto alle automobili, ma la meccanica e precisione, questo è un paese che non ha nulla da invidiare con la Germania occidentale, con la Germania. Questo ci conforta. Paolo. Io desideravo sapere se invece rispetto al metano e ad altre energie che venivano ricavate in quel periodo, gli italiani dell'epoca, nel contesto sociale in cui erano, leggendo e documentandosi, comprendono la portata di queste nuove energie, di queste nuove fonti? Beh, le cominciano a comprendere certamente, anche perché, come aveva ben compreso Mattei, la scelta energetica era strategica. Noi abbiamo un'industria, come il professore ci ha insegnato, prevalentemente di trasformazione. Non abbiamo materie prime. La nostra industria di trasformazione nell'alimentare, nel settore elettromeccanico, che è un'industria di punta, soprattutto l'agroalimentare, è un'industria che ha necessità di energia. Ha bisogno di energia per andare avanti. E credo che proprio adesso possiamo entrare ancora più in profondità sulla grande impresa
costruita da Mattei proprio per rispondere a questo bisogno strutturale e strategico degli italiani. Vediamo un filmato tratto dagli archivi dell'ENI datato 1959. L'album dell'ENI comincia con queste vecchie foto di famiglia dedicate all'AGIP, l'azienda generale italiana petroli, fondata nel 1926. La parola d'ordine era trovare il petrolio. Beh, c'era un certo scetticismo in giro. Mancava tutto, strumenti e tradizioni. L'azienda eseguì oltre 200.000 metri di perforazioni, ma senza successo. Per il resto, raffinò il petrolio grezzo importato e ne vende i prodotti. Venne poi la guerra, che mandò all'aria anche l'AGIP. E quando all'indomani della liberazione fu nominato un commissario, la gente e qualcuno del governo pensò che il suo compito fosse quello di liquidare un mucchio di rovine. Nel ricordo degli italiani il metano in bombole si legava al gas di carbone di legna, surrogato nazionale della benzina. Ma l'ingegner Mattei volle vederci chiaro nel problema del metano e continuò le ricerche nonostante gli ordini di smobilitazione. Infatti, già nel caos del dopoguerra, la nuova AGIP vedeva nel metano una fonte di energia per la ricostruzione industriale. L'AGIP non avrebbe smobilitato. Fu così che nel 1946 si scoprì il metano nei pressi di Milano, a Caviaga, e le successive perforazioni eseguite con ritmo febbrile confermarono che il metano esisteva in grande quantità e che la Valle Padana rappresentava una vera e propria cassaforte da aprire per il benessere degli italiani. Adesso bisognava decidere chi l'avrebbe aperta, i privati o lo Stato. Su questa alternativa si scatenarono aspre polemiche attraverso la stampa e in pubblici dibattiti. Fu scelta la seconda soluzione e nel febbraio 1953 venne istituito l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, con il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo del metano e del petrolio. Alcuni uomini del governo ebbero fiducia nelle iniziative petrolifere dello Stato. Alcide De Gasperi, per esempio, che era presidente del Consiglio e che all'impresa portò spesso il conforto e l'incoraggiamento della sua presenza. Lo vediamo qui all'inaugurazione della centrale termoelettrica di Tavazzano fra Piacenza e Milano. E il ministro Vanoni, che ebbe chiara sin dal principio la visione del futuro. A questa festa di maestranza intervenne l'allora Monsignor Montini, che adesso è il cardinale arcivescovo di Milano. Si rende omaggio agli anziani della casa, distribuendo premi e diplomi di operosità, riconoscimento del capitale più prezioso dell'azienda, l'uomo. Nei pressi di Milano, nel comune di San Donato, viene inaugurato il centro pilota dell'ENI, battezzato Metanopoli. La polemica contro l'ENI riavvampa anche dopo la sua istituzione e ci sono giornali che portano legna al fuoco. Le ricerche minerarie incidono sul bilancio statale. L'ENI aveva ottenuto solo 15 miliardi di lire in contanti come stanziamento per il fondo di dotazione. Sono passati pochi anni e il patrimonio dell'ENI può oggi stimarsi in miliardi di dollari. C'è però chi ricorda il commissario Mattei nel 1945 vedersi rifiutare dalle banche il prestito di 1 milione di lire per far fronte alle spese di ricerca. L'ENI era diventato un bersaglio dei disegnatori umoristici. La guida spiega, Corte Maggiore, come vedete, sta prendendo uno sviluppo veramente imponente. Il maestro chiede, cos'è il metano? Il fisco sotto forma di gas. Quando l'Italia ripartiva e al centro c'era l'uomo. Abbiamo sentito in questo bellissimo filmato tratto dagli archivi dell'ENI, abbiamo visto questa frase. Abbiamo sottolineato la centralità della persona nel disegno dell'azienda, ma accanto alla centralità della persona ci sono anche delle grandi persone, ci sono anche dei grandi personaggi. Abbiamo visto un giovane arcivescovo Montini, che poi diventerà Papa Paolo VI. Abbiamo visto accanto a Enrico Mattei, Alcide De Gasperi ed Ezio Vanoni. E io vorrei chiedere al professor Castronovo di parlarci di questi rapporti, brevemente di De Gasperi, un po' più diffusamente di Ezio Vanoni, di cui si conosce poco, ma che è stato certamente uno dei grandi protagonisti di questa ricostruzione e poi del miracolo italiano.
al di là della fiducia personale che De Gasperi nutriva nei confronti di Mattei, c'è da segnalare il fatto che Mattei, agli occhi di De Gasperi, aveva avuto un grande merito, essere stato il leader delle formazioni partigiane di matrice cattolica e in pratica di dimostrare così in maniera tangibile il ruolo e l'apporto determinante che diciamo, la Democrazia Cristiana, o comunque gli uomini della Democrazia Cristiana, avevano dato alla lotta di liberazione. E anche aveva chiesto De Gasperi a Mattei di affrancare, diciamo, la resistenza, la causa della resistenza, da una sorta di egemonia strumentale da parte delle sinistre della lotta di liberazione. Non l'avevano fatta soltanto, è chiaro, i partiti di sinistra. E questo era un merito che De Gasperi riconobbe sempre a Mattei, e bisogna anche dire che in certi momenti cruciali, all'indomani dello scoppio della guerra in Corea nell'ottobre del 50, De Gasperi, temendo un colpo di Stato, diciamo, rivoluzionario in Italia, le cose si dimenticano delle volte, chiese a Mattei di mobilitare all'occorrenza gli uomini delle formazioni bianche. Questo era il rapporto politico, molto politico, diciamo, anche fra De Gasperi e Mattei. Poi c'è un rapporto veramente personale, anche politico e anche di grande, insomma, collaborazione fra Mattei e Vanoni. Dobbiamo pensare intanto che De Gasperi nutriva una fiducia incondizionata in Vanoni. Vanoni apparteneva alla corrente di sinistra, però era un uomo molto equilibrato e non arrivava a sposare le stesse i giudizi, i teoremi di Dossetti, ed era considerato il cervello economico della DC, di là, prima ancora di Fanfani. Vanoni fu l'uomo che intanto assecondò la causa di Mattei, lo sostenne in momenti cruciali, difficili, quando ancora il ruolo dell'Agip e il ruolo dell'ENI, insomma, non era assolutamente riconosciuto. Fu l'artefice in pratica della legge sull'istituzione del 53 dell'ENI e poi della legge del 57 che è stata ricordata, che consentiva, dava un diritto di cittadinanza all'ENI nella ricerca di petrolio e idrocarburi in Italia. Ma pensate, il 33% del territorio nazionale, perché il resto era diviso 33% compagnie straniere e 33% compagnie private italiane. Ecco. Quindi, veramente si tratta di un disegno cui tanti collaborano, una in qualche modo opera collettiva per far ripartire il paese. E adesso ritorniamo con un altro filmato, ritorniamo nella storia di questa impresa che poi è anche la storia del miracolo italiano. Ma alziamoci da terra e facciamo un volo d'insieme su alcune opere dell'ENI. È un rapido viaggio questo che abbiamo voluto fare per darvi una sintetica idea del lavoro compiuto dal 1945. Una vista dall'alto, prima di rimettere i piedi a terra e ricominciare il nostro discorso. Innanzitutto, cos'è oggi l'ENI? Un ente dello Stato che controlla 80 società raggruppate in 5 settori che fanno capo all'Agip Mineraria, che ricerca e produce idrocarburi, all'Agip che distribuisce i prodotti del petrolio, alla SNAM che cura i trasporti, la meccanica, la progettazione, all'ANIC che gestisce l'industria petrolchimica e le raffinerie, all'Agip Nucleare cui è affidata l'attività nel settore dell'atomo. E va bene, ci spiegheremo meglio, settore per settore. Torniamo a Metanopoli, che è un po' una sintesi dell'attività dell'ENI. Dall'alto riconoscerete le moderne architetture dei palazzi, degli uffici, uno ultimato, l'altro in costruzione. Questo è il vivaio dell'ENI, un gruppo che conta oggi oltre 34.000 uomini, in massima parte specialisti, tra cui migliaia di laureati e diplomati, e che offre un'occupazione indiretta a centinaia di migliaia di persone, con attrezzature che valgono centinaia di miliardi.
Questi laboratori, per esempio, dipendono dall'AGIP Mineraria, sezione ricerche. Qui si studiano le rocce, i fanghi, la loro composizione, i reperti minerari, la qualità dei petroli greggi, la capacità dei pozzi. Le riserve e la durata di un giacimento si prevedono qui. Metanopoli è un vero e proprio centro scientifico, con i suoi chimici, fisici, matematici, ingegneri e economisti. La gomma e i fertilizzanti di Ravenna sono stati studiati qui, in questi laboratori. La sezione di segnatori è inquadrata invece nella SNAM Progetti. È un'ampia sala con aria condizionata, dove lavorano centinaia di tecnici. E qui la scena si apre sul futuro. Il futuro è dell'energia nucleare. Qualcuno ha detto è già cominciato. Siamo nei laboratori dell'AGIP nucleare, dell'era atomica, dell'energia dell'avvenire. L'ENI pone insomma qui per conto dello Stato un'ipoteca sul domani. Il futuro che è cominciato, qui disegnavano ancora a mano, ma all'Olivetti si stavano attrezzando per inventare il calcolatore elettronico. E piace molto ai ragazzi questa immagine di una metanopoli che sembra il sogno realizzato di un imprenditore che insieme è pragmatico e anche visionario. Andrea. In quel periodo, con le scoperte del metano e quindi l'installazione anche di questi impianti ENI AGIP, ma si pensava all'impatto ambientale che avrebbero potuto avere? È chiaro che l'ambiente cambia negli anni 60, l'urbanizzazione e quindi l'accrescimento delle città, la costruzione di strade, autostrade, e portano a una modificazione profonda del paesaggio, però nello stesso tempo viene fuori per la prima volta anche una nuova sensibilità per la protezione dell'ambiente. Pensate che i primi parchi nazionali cominciano ad essere costituiti proprio negli anni successivi al secondo dopoguerra, e questo naturalmente testimonia a fianco del processo di modernizzazione anche del primo emergere di una sensibilità per la tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente, gli investimenti, il nucleare che comincia a fare i primi passi, intorno all'anno 1960 si coagulano tutte queste diversi indirizzi della modernizzazione tecnologica, e questi risultati poi portano direttamente anche al cambiamento negli stili di vita. E in questi brevi filmati che vedremo andiamo proprio a scoprire come gli italiani utilizzano queste nuove tecniche, queste nuove tecnologie, come questo si sposa con il benessere che comincia ad affluire appunto nel passaggio dagli anni 50 agli anni 60, quando l'Italia. Erano questi gli anni del miracolo economico italiano. La lira fu premiata nel 1959 come la moneta più salda dell'Occidente. Iniziò la motorizzazione di massa con la diffusione delle utilitarie dopo quella dei motocicli, la Vespa e la Lambretta. E nelle case degli italiani cominciarono ad entrare frigoriferi, lavatrici, televisori. In un paese che stava trasformandosi in una società industriale avanzata, ENI diede avvio nel 1958 a un progetto per la realizzazione, di concerto con una società impiantistica nucleare inglese, di una centrale elettronucleare a Latina, dalla capacità di 200 MW, con il reattore più potente dell'Europa continentale. L'anno successivo una squadra dell'AGIP perforò un pozzo offshore al largo della Sicilia, il primo realizzato nel vecchio continente. Fu così che un giorno sul mare apparve una strana creatura d'acciaio. I sospetti sui propositi di Mattei si diradarono quando dal 1961 intraprese un negoziato con l'americana Esso Standard per la fornitura di greggio. ENI intendeva infatti inaugurare una fase di proficua collaborazione con alcuni suoi precedenti avversari, anche se essi non si erano convertiti alla formula coniata da Mattei nei rapporti con i paesi produttori. Abbiamo visto gli italiani che cambiano e utilizzano quelle nuove energie rese disponibili sia in Italia che in Europa. Professoressa Dau Novelli,
lavatrici, elettrodomestici, come cambia la famiglia, come cambiano le abitudini di vita? Beh, il cambiamento all'interno delle case degli italiani è assolutamente epocale. E intanto cominciano a comparire i bagni. Qualcuno ce n'era già negli anni 30, 20 e 30 del Novecento, ma naturalmente a livello diffuso, di massa, arrivano i bagni all'interno delle case negli anni 50. E poi le macchine a gas, i frigoriferi prima e alla fine degli anni 50 le lavatrici. Naturalmente poi arriva anche la televisione, le radio c'erano già, arriva anche la televisione. E questo va di pari passo con un'industria degli elettrodomestici che cresce a livello mondiale, diventando leader mondiale in questi settori. Ma la vita delle famiglie cambia anche in un modo, se vogliamo, più sottile e meno evidente, nel senso che sembra incredibile, ma in questi anni, tra il 59 e il 60, raggiungiamo un picco nel numero di donne che non lavorano, cioè che si dedicano alla famiglia. Le casalinghe cosiddette sono un fenomeno degli anni 60, che poi andranno a decrescere casalinghe progressivamente. Casalinghe peraltro, e qui soccorrono i ricordi autobiografici degli ex baby boomer, che in casa poi facevano tanti lavori perché dalla casa poi alimentavano quelle industrie manifatturiere diffuse che caratterizzano in qualche modo il miracolo italiano. Sono state definite le imprenditrici del privato. Ma adesso, oltre a quello che succede dentro le case degli italiani, vediamo anche quello che succede fuori dalle case degli italiani. Siamo sempre in un filmato prodotto dall'ENI che ci proietta sulle strade degli italiani, sempre tra gli anni 50 e gli anni 60. Inoltre era andata sorgendo in tutta Italia, sulla scia della crescente motorizzazione di massa, un'ampia catena di distributori di benzina con l'insegna AGIP, a cominciare da quelli fra Milano e Roma, lungo l'autostrada del Sole, realizzata dall'IRI e completata nell'ottobre 1964. Buon viaggio, ma con Supercorte Maggiore, la potente benzina italiana, con Supercorte Maggiore, potente. Vedrai come rende il motore, veloce, viaggio. Le stazioni di servizio furono, insieme ad altre importanti opere come il villaggio di Borca di Cadore o i palazzi uffici di Metanopoli e Roma, un elemento di grande innovazione nel campo dell'architettura, con grandi firme come Mario Bacciocchi, Edoardo Geller e Carlo Scarpa. Avete certamente riconosciuto i protagonisti di Carosello. Professor Castronovo, abbiamo visto le autostrade, abbiamo visto le automobili, c'è l'ENI, c'è la Fiat. Beh, questi sono gli anni della incipiente motorizzazione di massa. Nel 1955 l'uscita della mitica 600, nel 1957 poi la comparsa della minuscola 500. Le auto per antonomasia degli italiani, delle famiglie italiane. Fra la Fiat, che è l'azienda, la produttrice, insomma, della la Fiat gran poi in quel parte, momento è Valletta e Agnelli. Agnelli, il vecchio Agnelli, senatore, era già scomparso nel dicembre del 1945, ancora è Vittorio Valletta. Sì. Gianni Agnelli è ancora giovane e in pratica albori. L'azienda la gestisce il professor Valletta. Fra il professor Valletta, fra Vittorio Valletta e Enrico Mattei ci fu un rapporto di stretta collaborazione e, come dire, insomma, di intesa, non soltanto sul piano degli affari. L'autostrada del Sole venne realizzata attraverso un finanziamento di Fiat, dell'ENI, anche Pirelli naturalmente perché c'erano i pneumatici e altre aziende, però stretta collaborazione è chiaro perché le stazioni di servizio e la benzina e c'è poi facevano marciare le automobili. C'è una simbiosi, insomma, un rapporto di simbiosi, ma non soltanto su questo fronte.
Valletta fu uno dei primi industriali italiani che diciamo passò dal lato opposto a favore di Mattei, tant'è vero che lui consigliò varie volte gli esponenti dell'amministrazione americana ancora sotto Eisenhower, quando c'erano i repubblicani alla Casa Bianca, di attenuare le tensioni con Mattei, di cercare di capire le ragioni e quindi di ammettere il diritto di cittadinanza dell'ENI. E ancora il 15 maggio del 62, sei mesi prima della tragica scomparsa di Mattei, il Gianni Agnelli e Valletta colloquio a Casa Bianca con il neopresidente Kennedy, dissero due cose importanti. Una, che il centrosinistra, per cui si era battuto anche Mattei, era ormai una strada obbligata, che la stagione del centrismo era finita. E due, di avere riguardo per la persona di Mattei. Ecco, credo che sia molto importante questo passaggio che il professor Castronovo ha fatto con molta naturalezza dalla vita quotidiana, dalle automobili ai grandi disegni e ai grandi problemi della politica internazionale intorno alla figura di Mattei. Ma credo che prima di passare ad un altro dei nostri filmati ci sia ancora una domanda da parte dei ragazzi. Sì, come cambia il rapporto degli italiani con la villeggiatura? Gli italiani si motorizzano, la gita fuori porta, tutto quello che a noi oggi appare scontato. Sì, sì, sicuramente comincia la villeggiatura, ci vanno tutti quanti con la 600 e poi dopo con la 500 e cominciano a trascorrere dei periodi di vacanza, c'è anche un'intera filmografia su questo, dei periodi di vacanza al mare, piuttosto al mare che non in montagna, ecco, la montagna forse è un pochino più di elite, un pochino più ostica e poi è un pochino più di elite, la massa va a trascorrere la villeggiatura al mare ed è un fatto diffuso, un fatto di massa appunto, già durante il periodo fascista tra le due guerre qualcuno aveva cominciato ad andare in vacanza ma era stato un fatto molto ridotto, ristretto, adesso si va sia dalla mattina alla sera, la domenica, portando il pranzo, la frittata e il piatto di maccheroni, oppure si va per qualche periodo un po' più. E abbiamo visto anche come nel welfare aziendale ci fossero proprio degli investimenti mirati a creare per gli operai e soprattutto per i figli dei dipendenti dei luoghi salubri e interessanti di villeggiatura. Siamo adesso ad un altro passaggio, ad un altro capitolo della nostra storia sul miracolo e sulle abitudini degli italiani e andiamo a vedere lungo questa Italia, che è un'Italia molto lunga appunto, in cui c'è ancora una questione meridionale, andiamo a vedere nell'Italia del miracolo sempre attraverso i filmati provenienti dall'archivio dell'ENI. Gela, sulla costa meridionale della Sicilia, si presta, come ben pochi altri esempi, a un discorso sulla questione meridionale. Osserviamo ora da vicino quel che accade in una cittadina di illustri tradizioni classiche, respinta di secolo in secolo nella zona dei paesi sottosviluppati, quando una grande industria come l'Agip mineraria scopre il petrolio nel sottosuolo. È tanto tempo che a Gela non succede niente, niente di nuovo. La città, con le sue chiese barocche, vive nella sua striminzita economia. Le feste tengono vive le tradizioni. Sul sagrato i ragazzi vendono i ceri per le processioni, per le grazie da richiedere in chiesa. E gli anziani parlano fra loro in piazza. Nei campi l'agricoltura è ancora primitiva, si adopera l'aratro a chiodo. E i bambini pestano l'argilla a piedi nudi, per le tegole, i vasi, i mattoni. Ma ecco un elicottero che si dirige al largo. Si posa sul ponte di una nave come il messaggero di un'epoca nuova. Ma non è una nave quella che ha raggiunto. È la piattaforma di una sonda galleggiante della Saipem, una consorella dell'Agip mineraria. Forse conoscerete il suo nome, Scarabeo. Accanto è la nave appoggio. Stavolta il petrolio è stato trovato sotto il mare, a un paio di chilometri dalla riva, laddove solo ieri si trovavano statue di marmo della Magna Grecia. Ce n'è tanto. Un giacimento che produrrà fra non molto milioni di tonnellate di petrolio greggio. Voi capite che l'intera struttura economica e sociale del paese ne verrà cambiata. Nei nostri anni, quando l'Italia, la questione meridionale resta uno dei
cleavage, come dicono con parola difficile i politologi, cioè una delle fratture che caratterizzano il nostro paese, ma sono gli anni in cui questa frattura diminuisce, il divario in termini percentuali proprio in quegli anni diminuisce, purtroppo per poi aumentare nuovamente. Abbiamo forse ancora una battuta da parte dei ragazzi che abbiamo trascurato e poi vorrei appunto entrare in questo tema della questione meridionale e anche come si aggredisce la questione meridionale dalla parte del lavoro degli italiani. Ma diamo subito la parola ai ragazzi per un arretrato. Volevamo sapere qual era il costo all'epoca della benzina per gli italiani. Beh, il costo della benzina non è difficile da definire. Quello che sappiamo è che la 500 costava 465.000 lire ed era stata appositamente studiata per essere una super utilitaria di massa. Il problema è che cominciano a essere utilizzate il pagamento rateale e quindi poteva essere dilazionata. Un frigorifero costava 139.000 lire e anche quello poteva essere pagato a rate. Quindi tutti con un lavoro potevano cominciare a accedere a questi beni. Ecco, e questo appunto vale sulla scala di tutta l'Italia. Professor Castronovo, come viene aggredita la cosiddetta questione meridionale dal punto di vista delle politiche pubbliche, ma anche dal punto di vista delle imprese, cioè degli investimenti delle imprese? Ma guardi, quando viene istituito nel 53, febbraio del 53, l'INI, i parlamentari del Mezzogiorno avevano chiesto a Mattei di scendere a Napoli e di dir loro che cosa intendeva fare l'ENI per il Mezzogiorno. Mattei scese a Napoli e disse chiaramente: qui il problema per noi è di presidiare e valorizzare il fronte padano. Quando noi riusciremo, no, ad acquistare forza, consistenza, risorse, allora penseremo anche al Mezzogiorno. D'altra parte, tre anni prima era stata istituita la Cassa per il Mezzogiorno, doveva essere l'intervento straordinario dello Stato, prima di tutto. Insomma, quindi non poteva l'ENI allora, con le scarse risorse che comunque aveva, disperderle su più fronti, anche perché era assediato all'interno dalla concorrenza delle compagnie private e di quelle americane. Ecco, adesso vorrei proprio vedere questo secondo tempo dell'investimento dell'ENI, che peraltro è un secondo tempo molto ravvicinato. Certo, è molto ravvicinato. Vedendo un altro filmato, sempre tratto dagli archivi dell'ENI, che ci presenta un altro investimento, sempre nelle regioni meridionali. Dal mare di Gela alle colline di Pisticci, un paese della Basilicata. Qui neppure la natura è stata amica. Il paesaggio è ingrato e l'uomo di questa terra era fra i più poveri d'Italia. Ma in tutta questa zona l'ENI ha trovato il metano. A Ferrandina, Grottole, Pisticci. Sono queste scoperte che preparano a breve scadenza la trasformazione di una terra dove neppure Cristo, dicevano i suoi figli, era ancora arrivato. Si era fermato a Eboli. Cristo si è fermato a Eboli, riprende il nostro filmato. Credo che il tema della questione meridionale continui ad interessare anche oggi i nostri ragazzi che vengono un po' da diverse regioni italiane. Professor Castronovo, siamo negli anni del boom economico, nonostante ciò però ci troviamo davanti a un'Italia a due velocità, con una questione meridionale ancora aperta e ahimè irrisolta. Bene, la politica industriale di Mattei riuscì in qualche modo a ricomporre questa netta frattura tra nord e sud? Naturalmente non la poteva comporre, colmare del tutto. Cercò di ridurla e fece del suo meglio.
Va detto che in pratica fino al 54 insomma, non si era scoperto granché nel sud, né di metano né tantomeno di petrolio. Tant'è vero che Don Sturzo, che era avversario della nazionalizzazione e dell'ENI, diceva: guardate, il petrolio se lo porteranno le trivelle americane. Aveva avuto ragione. Nel 54 la Gulf Oil, io allora avevo 19 anni e facevo le mie prove di prime prove di giornalismo, andai a intervistare il dirigente della Gulf Oil nel Ragusano, aveva scoperto il petrolio. Quindi sembrava che Mattei fosse sconfitto, non avesse... E poi sì, aveva scoperto in Basilicata, ma non del petrolio, del metano. E lì c'era stata una guerra fra poveri, perché la Puglia diceva, i pugliesi dicevano: beh, dovete portarci un po' di gas, di metano anche a noi. Fu difficile, diciamo, dirimere questa controversia. Alla fine si decise che 2/3 del gas sarebbe rimasto alla Basilicata, che era una regione più povera. La Puglia era un pochino, insomma, un pochino di progressi ne avevano fatti, l'Iri aveva fatto gli investimenti. E si decise 1/3, insomma, andavano, ecco. Andava alla... Poi finalmente si scoprì il petrolio in Abruzzo, e questo nel 56. E finalmente si disse: beh, Mattei non è più un petroliere senza petrolio, come lo schernivano i suoi avversari. Senza petrolio, quantomeno in Italia. Andiamo a vedere adesso, sempre in questi anni, che sono anni di grandi investimenti in Italia per l'industria, andiamo a vedere altri insediamenti e utilizziamo sempre questi così ricchi archivi dell'Ente Nazionale Idrocarbure. Una delle imprese di cui l'ENI va maggiormente orgoglioso è l'impianto petrolchimico di Ravenna, l'antica capitale bizantina che sorge sulle rive del mare Adriatico. Si tratta di un colossale complesso dedicato alla fabbricazione della gomma sintetica e dei fertilizzanti azotati. È una storia che ebbe inizio nel 1953, con la scoperta di un grande giacimento metanifero a Ravenna. La costruzione dello stabilimento fu avviata 3 anni dopo. Molte buone ragioni spingevano a farlo. L'Italia importava l'intero suo fabbisogno di gomma sintetica e il nostro consumo dei concimi azotati era uno dei più bassi d'Europa. La costruzione dello stabilimento di Ravenna richiese uno sforzo imponente. Si cominciò a lavorare nel 1956 e i primi impianti entrarono in funzione nel 1957. Allora vennero ampliati di continuo. Il programma iniziale di produrre 300.000 tonnellate di fertilizzanti azotati e 30.000 tonnellate di gomma sintetica all'anno sembrò agli esperti e alla concorrenza un progetto ambizioso. Bene, Ravenna produce adesso 1 milione di tonnellate di concimi azotati e 100.000 tonnellate di gomma sintetica. E non basta. L'ENI ha agito sul mercato in 2 direzioni, da calmiere, giacché i fertilizzanti agricoli costano adesso il 30% di meno che per il passato, e da stimolo, perché anche gli altri stabilimenti producono di più. Perché si vende tutto, e quello che di gomma e di fertilizzanti non assorbe l'Italia viene richiesto in Grecia, in Turchia, in Spagna, in Egitto, in India, in Cina, Germania, Francia, Russia e in molti altri paesi dell'Europa e dell'Asia.
quando l'Italia diventa un grande paese manifatturiero con questi grandi investimenti in questi grandi poli industriali. L'Italia cambia da paese agricolo, da paese di contadini, diventa un paese industriale. Professoressa Dau Novelli, quali sono le conseguenze nella struttura sociale, nei comportamenti, negli stili di vita? Beh, intanto l'anno è il 1958, quello del sorpasso degli addetti all'industria rispetto agli addetti in agricoltura. Nel 1961 si contano già 7 milioni di addetti nell'industria e ormai 5 milioni nell'agricoltura. Ma poi cambia moltissimo anche l'agricoltura stessa, sembra un paradosso ma si meccanizza, diventa a sua volta un'impresa agricola. Abbiamo visto i fertilizzanti per esempio. L'introduzione dei concimi chimici, la scoperta di nuovi grani come il grano duro per la produzione di una migliore qualità di pasta. E ovviamente la crescita, l'importanza dell'irrigazione e poi anche l'introduzione di un notevole numero di macchine per l'esfoliazione, macchine per la tappatura delle bottiglie, macchine al servizio dell'agricoltura. Di un'agricoltura moderna come appunto l'Italia comincia ad essere, soprattutto vuole essere in tutte le sue varie classi sociali, vuole essere un paese moderno. E adesso abbiamo un altro filmato per vedere un altro insediamento industriale, questa volta nell'Italia del Sud. C'è anche un terzo pignone nell'area industriale di Bari, il pignone Sud, in costruzione. Produrrà, secondo i piani, apparecchiature pneumatiche, macchine per la regolazione e il controllo dei processi industriali. Questi macchinari saranno in parte assorbiti dal mercato nazionale, che prodotti simili li comprava quasi tutti all'estero, e in parte esportati. L'ENI impiega più di 34.000 persone, dai dirigenti agli operai, dagli ingegneri ai fisici, dai minatori ai marinai della flotta petroliera. Tanti, ma non bastano. Un gruppo come l'ENI ha bisogno di molti tecnici e specialisti. Li cerca dappertutto e quando non ne trova di adatti, manda a scuola chi gli dà affidamento di buona riuscita. Così si formano i tecnici dei metanodotti, gli esperti di fisica nucleare e i ricercatori di petrolio. E non si stanca di cercarli, tanto in Italia quanto all'estero. Non è raro il caso di imbattersi su un giornale straniero in un annuncio di questo tenore, pubblicato in lingua italiana. Tecnici e lavoratori italiani residenti all'estero, l'Italia vi offre oggi favorevoli occasioni di lavoro. È un annuncio, un richiamo che non manca di commuovere specie chi è nato quando l'Italia era chiamata la madre degli emigranti. Per coloro che lavorano nel gruppo, l'ENI ha creato una serie di provvidenze. A Metanopoli, la popolazione formata dai dirigenti, impiegati, operai dell'ENI è salita in pochissimi anni a 6.000 persone. Il quartiere residenziale conta 1.307 appartamenti. In questo paese, la popolazione industriale ha trovato un ritmo di vita pieno di decoro. Buoni negozi, mense aziendali curate, scuole, asilo infantile, impianti sportivi, grande piscina, campi da tennis, pallacanestro, pista atletica e un piccolo stadio per gli incontri di calcio con tribuna coperta.
Davanti alla chiesa c'è la statua di Santa Barbara, che come sapete è la protettrice dei minatori. Il filmato che abbiamo visto è sempre tratto dall'archivio dell'ENI e da un film girato nel 1959 per la regia di Giacomo Vaccari, Ritratto di una grande impresa. La cosa che colpisce è questa idea delle opportunità, imprese che offrono opportunità, e credo che questo interessi molto i giovani oggi. Francesco, a proposito tu del lavoro. Non hai mai visto dalla tua postazione con quali occhi questi ragazzi guardavano il filmato? Con una grandissima curiosità. Allora, Alessandra. Una mia curiosità per il professor Castronovo. I giovani che lavoravano all'ENI, da dove venivano? Che passato avevano? Allora, fra le iniziative, diciamo, più interessanti, più significative di Mattei, c'era stata fin dall'inizio l'istituzione di una scuola di studi superiori sugli idrocarburi. Era una scuola aperta ai giovani laureati, ingegneri in particolare, ma anche a diplomati da istituti tecnici e professionali, italiani e anche stranieri. Il primo anno fu inaugurato nel 1957 e Mattei tenne un discorso, diciamo, che mi sarebbe molto piaciuto sentirlo oggi, insomma, in altre sedi. Ossia dicendo, guardate, l'ENI è una casa aperta, no? Noi qui valutiamo il merito, la competenza, l'impegno, e ci sono porte aperte per una grande mobilità ascendente, per la carriera è aperta a tutti, e chiamava un po' tutti i suoi, diciamo, i dipendenti, non li chiamava dipendenti, li chiamava collaboratori, e chiamava la nostra famiglia, la nostra gente, ma considerava anche un po', diciamo, suoi figlioli, suoi nipoti, anche molti tecnici provenienti da questi paesi del terzo mondo di nuova indipendenza, e con cui appunto con questi paesi aveva stabilito dei rapporti proprio di team, di amicizie, collaborazione. Pensiamo a dei grandi leader come Bourguiba, il tunisino Bourguiba. Credo, ecco, che questo tema della formazione riporta all'idea della formazione come ascensore sociale. Sì. Gabriella. Stavo riflettendo su questo, Francesco, e pensavo anche a quello che ci diceva la professoressa Daunovelli poco fa. Cioè, ci parlava anche di donne che in questo fine anni 50 scelgono la famiglia. E io mi domandavo quante donne invece scelgono l'industria, cioè qual è la presenza femminile nell'industria in questi anni? È in crescita naturalmente, ma è in crescita nei livelli più qualificati. Escono le donne dal mercato del lavoro più basso, quello più elementare, dove c'era più fatica e naturalmente più difficoltà, e cominciano ad ascendere verso livelli più elevati, perché naturalmente cresce la qualificazione professionale e l'istruzione delle donne. Non ci dimentichiamo che negli anni 50 e 60 le donne arrivano quasi a raggiungere gli uomini nella istruzione, nel livello di istruzione superiore, e anche con l'accesso all'università, e quindi naturalmente il loro livello nell'industria cresce a livelli più qualificati. Michele. Riflettendo un po' dalle immagini, mi stavo chiedendo questo processo anche di questi piccoli centri, no? Come cambiò le aspirazioni delle nuove generazioni? Alle nuove generazioni indubbiamente pensavano di essere in un momento nel quale tutti avrebbero fatto dei passi avanti. Negli anni, nel miracolo economico, la prima metà degli anni 60, poi nella seconda metà degli anni 60 viene tutto messo in crisi, ma nella prima metà degli anni 60 una serie di inchieste sulla condizione giovanile fanno emergere questi elementi. Tutti i giovani si aspettavano di avere una macchina, di avere una moglie o un marito, e di raggiungere il benessere economico. Queste erano le aspirazioni dei giovani.
Però, e c'era, ecco, questa idea che fosse possibile. Che fosse possibile. Tutto era possibile. Negli anni del miracolo italiano, questa è una cosa credo importante, ci sono state inchieste, ci sono i film che ce lo testimoniano, ci sono i romanzi. La sensazione era che fosse tutto possibile. O più esattamente fosse possibile entrare in questo ingranaggio. Un ingranaggio positivo che certo richiedeva lavoro. Naturalmente, a seguito del lavoro del singolo e dell'impegno del singolo. Ecco, questo credo che sia una grande differenza rispetto all'oggi. C'è poi un passaggio intermedio in cui l'idea era che invece tutto fosse possibile a prescindere, e questo certamente ha reso le cose molto più difficili anche per noi oggi. Professor Castronovo. Sì, a questo proposito io vorrei dire, aggiungere una considerazione. Guardate, anche il cinema di quel periodo rifletteva il cambiamento del clima, di paradigmi, di umori, di orientamenti. Noi venivamo fuori dal cinema neorealista italiano, grande cinema, insomma, che si affermò all'estero, che rifletteva i problemi, i drammi, le angosce, le ansie, le incertezze, le incognite del dopoguerra, certo, degli anni 50, era un film, in cui il paese ancora era da ricostruire interamente. Negli anni 60 c'è la commedia all'italiana e sono i famosi film di Fellini, sono i film certamente impegnati, ma è la commedia all'italiana, cioè tutto sommato una società più leggera, in qualche modo si prende anche più tranquilla, ecco, si prende anche un po' più insomma in con la satira, l'umorismo, molto più tranquilla, rilassata. Gabriella. Ma credo che ci fosse una domanda invece di uno dei nostri. Una domanda che rivolgo a entrambi. Considerando tutt'oggi l'ENI una dei maggiori pilastri dell'economia italiana, ci sono stati dei margini ulteriori di miglioramento a livello produttivo dell'ENI nel post Mattei o invece si è fermati all'eredità lasciataci dallo stesso Mattei? No, guardate, adesso certamente Mattei ha posto le premesse fondamentali e tutto sommato i successori di Mattei alla guida dell'ENI in un modo o nell'altro, con diciamo un mezzo con un altro attraverso diverse vie, hanno seguito sostanzialmente la strada intrapresa da Mattei. Perché? Perché Mattei aveva sempre pensato di fare dell'ENI, no, un grande gruppo multinazionale attivo in molti paesi del mondo. E oggi che cos'è l'ENI? L'ENI è un grande operatore energetico multinazionale che è attivo in 80 paesi. E quindi il problema è il segreto, è proprio passare sempre, sì, a questa dimensione. Sì, più perché ampia. La logica, lui ha infuso, ha impresso, come dire, un codice, no, all'ENI che gli altri in pratica poi hanno seguito. Questa poi era la logica, la filosofia, lui la chiamava. Come peraltro lo stesso professor Castronovo insegna, questa idea di andare fuori non investe soltanto le grandi imprese, ma poi è caratteristica anche di quel tessuto, delle piccole e soprattutto delle medie imprese, che farà poi la caratteristica del sistema manifatturiero italiano. Ci sono forse però delle altre domande, sì, dei ragazzi, Gabriele? Ce n'è una mia che proprio ragazza non sono. Però volevo chiederle, professore, ma così spostandoci un po' dalla prospettiva solo dell'ENI e ricollocandoci nel quadro generale, abbiamo visto tutto questo fervore di attività. Che succede dopo? Perché, io mi ricollego un po' a lui, perché si è perduto questo vantaggio competitivo italiano? Erano le premesse un po' friabili o no? No, ci sono state, il discorso sarebbe lungo, ma naturalmente noi dobbiamo pensare che in pratica il miracolo economico italiano, e non poteva essere diversamente, noi crescevamo ogni anno mediamente col 5-6% anno di saldo d'aumento, sì, insomma, immaginate, eravamo solo secondi a un ritmo impressionante dei tedeschi e forse insomma eravamo quasi alla pari con i giapponesi. Sì, sì. Dopo gli anni 70 sono gli anni del ristagno dell'inflazione, due shock petroliferi in cui i prezzi del petrolio e del gas aumentano di 4-5 volte, e questo nel 73 e nel 79-80. Questo è un paese che non aveva il petrolio, non aveva il gas, aveva il metano, ma non poteva coprire interamente il fabbisogno, e intanto l'industria era cresciuta, i consumi erano cresciuti, la domanda
di carburanti e di combustibile è cresciuto. E quindi abbiamo queste diverse velocità. Quindi lì fu una botta da cui non riuscimmo a riaversi, anche perché sì, è vero che negli anni 80, nell'86 c'è il famoso sorpasso dell'Italia in termini di reddito pro capite nei confronti della Gran Bretagna, quella che aveva fatto alla fine del Settecento la rivoluzione industriale. Però immaginate, tanto per portarci quasi all'oggi, che nel 1986 il nostro debito nel paese pubblico sul PIL, sul prodotto interno lordo, sul reddito nazionale, era a fermo a 84. E non ci dica perché lo sappiamo, non ci dica perché lo sappiamo quanto siamo. 115. Perché sappiamo bene dalle cronache dei giornali a quanto è oggi. Credo però che i giovani abbiano un'altra domanda per la professoressa Daunovelli. In questi anni si investiva sulla formazione dei giovani? Sì, si investiva moltissimo, basti dire che c'è la riforma della scuola media unica per cui c'è l'obbligo scolastico, viene elevato al compimento della licenza media e questo è un fatto del tutto nuovo e inedito che porta poi alla scolarizzazione di massa e all'accesso poi alla scuola superiore e poi in un periodo successivo anche all'istruzione universitaria di massa. Perché l'idea è quella che per un paese sviluppato ci vogliono cittadini e lavoratori che siano consapevoli e che quindi siano in qualche modo imprenditori di loro stessi. Ci sono forse delle altre domande da parte dei nostri ragazzi, sì, mentre ci stiamo avviando verso la conclusione. Dottoressa Daunovelli, questi anni del boom economico, che eredità hanno lasciato a noi e alle generazioni a venire? O meglio, cosa ne raccogliamo? Ma penso una grandissima eredità. E in primo luogo in termini di positività e aspettative nel futuro. E la grande differenza, penso, rispetto a oggi è che oggi c'è una diffusa coscienza di declino. Si pensa, io non credo a ragione, penso anzi che non sia vero, che l'Italia sia in declino. In quegli anni si pensava invece che l'Italia era in crescita e che era in crescita grazie al lavoro, perché questa è poi sempre stata la nostra unica ricchezza. Non abbiamo risorse minerarie, non abbiamo risorse nel sottosuolo, salvo qualche piccolissimo scoperta di giacimento di metano, ma insomma sono minime. E invece abbiamo questa enorme ricchezza di lavoro, imprenditorialità, creatività, sapere artigianale che comunque abbiamo ancora oggi. E anche direi spirito di sacrificio, vero? Sì, direi. Intanto quello che è importante, la lezione degli anni 50-60 e che dovreste tenere ben a mente è la voglia di fare, di costruire, di darsi da fare, di impegnarsi, perché insomma io avevo la vostra età in quegli anni e noi venivamo fuori dalla guerra, dai drammi, dalla fame, fatto la fame, però avevamo una gran voglia insomma di tirarci, di risalire la china. Mi sembra che oggi un po' si sia diffusa la sensazione che si poteva anche vivere di rendita o sugli allori, perché avevamo finalmente cominciato a respirare un po' di benessere diffuso. Ecco, questa è stata una delle cause per cui poi dopo non c'è stata più quella grinta, quella spinta. Le rendite si sono consumate e quindi bisogna ritornare al lavoro. E allora ritorniamo in conclusione, intanto salutiamo i nostri ospiti, saluto il professor Valerio Castronovo, la professoressa Cecilia Daunovelli, saluto i ragazzi, saluto te Gabriele, il nostro percorso continua ancora per le prossime puntate. Volevo lasciarvi con un altro pregevole filmato. Abbiamo visto filmati di grandi autori. Questo filmato, che risale al 1964, ha i testi di un certo Leonardo Sciascia e la regia di Giuseppe Ferrara. Ci riporta a Gela, ci riporta a questa Italia del nord e del sud, un'Italia che sta crescendo. Quando l'Italia dalla ricostruzione al miracolo economico. E dopo aver cantato le antiche, immutate storie dell'amor proprio, della passione, dell'onore, il cantastorie racconta sulla piazza di Gela della ricchezza risvelata dalla scienza, del petrolio trovato dalle macchine, della nuova speranza della Sicilia.
l'ossa ci macella. E allora, come vedete, amici, siamo venuti a Gela perché abbiamo composto una canzone alla scienza. La scienza che scopriva lo petrolio a Gela e Gela fino a diventare una grande città. Sentire perché c'è veramente da sentire.